Ciao a tutti ragazzi, andiamo a spararci un'altra partitozza a Modern Combat 5 e oggi andremo a giocare nuovamente con il cacciatore di taglie, in particolare con la Vosk 4 MK5, che ho fatto un po' di partite per allenarmi un pochettino e devo dire ragazzi che quest'arma è veramente una bomba da utilizzare. Adesso andremo a vedere insieme le uccisioni che riusciamo a fare con questa arma a disposizione. Qui adesso non si vede un cippo, però proviamo a inseguire il nostro nemico, vediamo cosa riusciamo a combinare. Ci ha piazzato una mina da queste parti. Noi siamo riusciti a sopravvivere lo stesso, anche se abbiamo calpestato, anche se di poco, una mina. Comunque andiamo a caccia, andiamo a navigare un po' nella mappa per vedere cosa riusciamo a trovare. Vediamo se si trova qui sotto di noi o si trova fuori. No, ci siamo sbagliati, si trova fuori. Comunque, siamo senza nebbia in questo momento, sfruttiamo l'occasione per andare a caccia. Ecco che il bombardiere ci ha sbombardato in testa praticamente. Ecco! Bene, stiamo cominciando veramente bene questa partita, siamo a un pareggio, un netto pareggio in questo momento. La squadra avversaria è abbastanza forte e ci sta tenendo testa sul combattimento, ma noi non ci arrendiamo ragazzi e proseguiamo con quest'arma sempre più potenti verso il nostro nemico senza paura. Procediamo, andiamo avanti, vediamo se riusciamo a beccare qualcuno qua in fondo che non si vede niente tra l'altro. Ecco che ci siamo fatti secchi due nemici in questo momento e anche il terzo. Comunque siamo 15 a 14 a 5 minuti al termine di questa partita. Devo dire che è abbastanza combattiva come questione. Eccolo, 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 vediamo a distanza come si comporta quest'arma a mira. Ecco che il nemico ci ha fregato nuovamente. Allora andiamo a cambiare il supporto e mettiamo il bombardiere, che così gli cacciamo una bella sbombardata giusto per cominciare. Vediamo se ci permette di utilizzarlo sin da subito. Al momento non ci permette di utilizzarlo. Lo sto premendo ormai già due o tre volte e al momento non ci ha ancora permesso di utilizzarlo. Andremo un pochettino a caccia del nemico. Avete notato ragazzi come è anche veloce a correre con quest'arma, portando quest'arma che non è pesante e ci permette tra l'altro di correre abbastanza veloce e caricare anche abbastanza in fretta. Adesso me la sono giocata male, comunque siamo 22 a 30, stiamo perdendo in questo momento, ma noi procediamo e continuiamo con la nostra battaglia perché non è detto l'ultima. Allora recchiamoci verso l'uscita. Che vedo uno dei miei compagni di squadra che sta sparando verso quella direzione. Andiamo a vedere di che cosa si tratta, dove sono i nostri nemici. Eccolo che ce ne siamo fatti secchi uno in questo momento, ma il bombardiere ci ha dato il suo avere e ci siamo praticamente ammazzati subito. Eccola la mischia ragazzi, come potete vedere riusciamo a buttarci in mezzo senza paura, in mezzo alla mischia dove c'è il nemico. Bombardiere, scacciamolo subito, cerchiamo di... No, mi hanno seccato da lontano. No, da lontano, era di fianco a me, non l'avevo neanche visto. Comunque, procediamo, siamo 33-41, non è detto all'ultima. Possiamo ancora, volendo, vincere ragazzi. Ecco, stiamo facendo fuoco verso quella direzione, lanciamo una granata per vedere... eccolo qui ragazzi, che si nasconde. Uccisione esplosiva. Il nostro nemico in questo momento è molto compatto. Stanno facendo un ottimo lavoro di squadra, stanno giocando tutti uno a fianco all'altro, che a volte potrebbe essere anche peggio, perché se ci buttiamo in mezzo alla mischia e gli lanciamo una bella granata, anche un paio, li riusciamo a fare secchi tutti quanti. Comunque in questo momento stanno vincendo loro ragazzi, e direi non di poco. Hanno appena fatto la loro vittoria, ma noi ci rifaremo perché proveremo nuovamente a farci un'altra partita immediatamente contro la stessa squadra e vediamo cosa riusciamo a combinare con la seconda partitozza. Sempre a squadre,
Vediamo se ci fa fare come mappa scattare, meglio ancora, senza nebbia ragazzi, vediamo come ci comportiamo con questa mappa, con quest'arma che sta diventando sempre più bella ragazzi, è veramente fenomenale. Andremo a vedere insieme come ci comportiamo adesso che non abbiamo scuse, non abbiamo nebbia, vediamo cosa riusciamo a fare. Siamo pronti? Partita sta per cominciare. Partitozza squadre. Caricamento in corso. Supporto, andremo a lasciare comunque il bombardiere come supporto. Preferisco questo visto che si fanno abbastanza uccisioni, facciamo in fretta ad accumulare delle taglie che ci permettono di utilizzare il bombardiere, che è poi quello che vado sempre a utilizzare. Il drone sinceramente lo uso poco, lo uso ogni tanto. Ogni tanto lo uso nella mappa di prima quando c'è la nebbia, che è utile. Vediamo se c'è qualcuno qui dietro. Ecco il nostro nemico ragazzi, sono in due, sono in due. E adesso sono tutte e due secchi per terra, che pronti con il terzo. Siamo quasi pronti con il bombardiere, adesso andremo a scacciarlo. A breve, granata. Buttiamoci nella mischia ragazzi, senza paura, qui in mezzo. Abbiamo proiettili da vendere ragazzi, siamo veramente potenti con quest'arma, possiamo buttarci alla kamikaze che spesso avremo la meglio. Giochiamocela bene chiaramente. Bombardiere attivato. Eccone un altro. Caricamento arma in corso. Sbagliato, ho cambiato arma per sbaglio. Vediamo se c'è qualcuno qui dietro che ci sta imboscando. E lo prendiamo alla testa. Non hanno capito che... Oh, resuscita. Abbiamo la possibilità di resuscitare. Fortunatamente in questa posizione c'è un nostro compagno di squadra che ci ha dato la possibilità di rimetterci in gioco. E noi non la perdiamo questa possibilità, ma la sfruttiamo per ammazzarne un altro. Resuscitiamo nuovamente. Quando capitano queste partite così ragazzi, che abbiamo dei compagni di squadra che hanno il kit medico, dobbiamo sfruttare l'occasione per rimanere tutti compatti. Si dovrebbe sempre fare così secondo me, perché le battaglie sono più avvincenti in questo modo. Però in questo caso ci è molto comodo, perché ci permette comunque di rimetterci in gioco molto velocemente, oltre che tutti gli altri vantaggi che abbiamo a disposizione. Cacchio, siamo 34-24, abbiamo 10 punti di vantaggio verso la squadra avversaria. Scacciamo un bombardiere per rompere un attimo il ghiaccio e vediamo cosa hanno da dire i nostri avversari. No, resuscitiamo nuovamente, 38-28, il margine non cambia, abbiamo sempre 10 punti di vantaggio contro la squadra avversaria. Vediamo di riuscire a mantenere questo gap. Ormai mancano 4 minuti al termine della partita, ma penso si concluderà prima la questione grazie al gioco di squadra che stiamo facendo in questo momento, che ci permette di avere un margine molto molto avanzato rispetto al nostro nemico. Ecco, questo c'è sbucato qui, pronto per essere ammazzato davanti ai nostri occhi. No, caricamento in corso, in questo momento non è proprio il caso. Granata, eccola. Vittoria ragazzi, abbiamo vinto questa partita, direi non c'è stato niente male, ho fatto soltanto 8 uccisioni, ho fatto 8 morti, purtroppo non è andata benissimo, però comunque abbiamo vinto la battaglia, siamo stati appena promossi a livello 114, cerchiamo di mantenere ben saldi tutti questi punti che stiamo guadagnando per cercare di potenziare le nostre classi il più possibile per combattere sempre meglio contro il nostro avversario. E niente ragazzi, oggi la partita la finisco qui, ci siamo sfogati un pochettino con la nostra Vosk 4, arma stupenda. Sto cercando di fare tante partite ragazzi per cercare di sbloccare l'arma di livello successivo del cacciatore di taglie. Ci siamo quasi a tiro ormai, mancano ancora 5 pezzi per riuscire a
ad assemblarla e ne ho presi 10 di pezzi, me ne mancano 5 soltanti. Vedremo nei prossimi giorni se riusciamo a sbloccare la nuova arma e utilizzarla subito in campo di battaglia. E niente ragazzi, grazie a tutti per il vostro ascolto, al prossimo video, ciao a tutti!